Signori, se non lo so se avete visto il video di prima, in caso ve lo lascio in descrizione, ve lo lascio nelle schede in cui io ho parlato di questo qua. E adesso andiamo all'altro unboxing, perché come dicevo nell'altro video c'era questa cosa di spesso comprati insieme del disco che vi ho mostrato, ce n'è un altro. L'emozione, signori, ed è una cosa che avrei dovuto fare da tempo. L'album postumo dopo la morte di Primo Brown, The Corveleno, ed è la crew umana insieme ai Colori del Fomento che amavo da ragazzino. Loro due e Chaos One, loro due nel senso delle crew, naturalmente dei gruppi o dei collettivi, come cacchio volete. E Chaos One, io sono cresciuto con questi tre soprattutto, poi gli altri con cui sono cresciuto, poi rispetto a questi sono i miei padri del rap italiano, i miei padri del rap italiano, oh, amano, rest in peace primero. Rest in peace, primero. Corveleno, signori. Era un rap abbastanza particolare. Non era, in alcuni pezzi non era così conscious o riflessivo come lo era Chaos e Colori del Fomento. Ma è una roba che spingeva forte sicuramente. Era una roba che si districava tra l'hardcore e il conscious, e parlando di rap proprio, parlando di vita, ed erano testi pesantissimi e fortissimi. Squarta, ciao Squarta. Primo Brown è uno dei migliori che abbia mai visto e conosciuto, sinceramente, la tigre. La tigre, ragazzi. Io penso che lui abbia visto come i testi, rappare, c'ha quella voce bella forte, bella potente, che cioè, fortissimo. Primo Brown è fortissimo. Tanto parlando di Colori del Fomento, citiamo il pezzo che uscì prima dell'album, ovvero a pieno titolo in cui c'è il Danno che rappa. Signori, ammiriamo la bellezza di questa roba, insomma. E il CD è un po' diverso. Eccoci qua, signori, in questo pezzo di storia. Di questo album postumo che ho amato, ma io ho preferito Space the, allora, primo da non da singolo, da come si dice, quando un membro del gruppo fa solista, diciamo da solista, ecco, ce l'ho fatta, mi è piaciuto tantissimo. Fatti grandi numeri, tra l'altro, non me ne voglia se mai stia guardando questo video. All'inizio non mi piaceva, poi negli anni l'ho riapprezzato un po' di più, però la sua voce all'inizio non mi piaceva, e preferivo sempre quella di prima, come è ancora oggi, ma è migliorato un sacco anche lui. Infatti in questo disco grandi numeri per me spacca, signori. Ed è un album in cui proprio mi piacciono tutte le tracce, proprio tutte. E se devo dire una che non mi piace, ma perché non mi piace Madman, qualunque cosa accada, però anche questa mi è piaciuta assai. Poi è una bella, il ritornello è bello fomentante, quindi diciamo che Madman di solito non mi piace, ma in questo caso. Poi, oh, ma sono tutte belle, ragazzi, cioè non costa niente, servono pietre. Ecco, le mie premesse sono state niente in cambio,
con il cantante negramaro Giuliano San Giorgi, Città di vetro con Mezzosangue, Lo spirito che suona, Una rima, una gem, Tutta la vita e a pieno titolo. Una rima, una gem, fa cadere una lacrima come a pieno titolo, perché parla lui, di lui, parla di Primo Brown. Infatti Primo Brown esiste solo in una parte del ritornello. Questo è un pezzo dedicato a Primero, in cui i tre rapper, Coez, Jamie Tights e Grandi Numeri, parlano di loro, ma parlano anche della vita, del rap, del gioco da rap, di cosa gli ha dato, di cosa gli ha fatto. E Grandi Numeri è quello che ricorda David, ovvero Primo Brown. Santo cielo, io vorrei evitare scazzi con il copyright, ma... Che lo facciamo? Ma sì, ma sì. Proviamoci, proviamoci. Dunque. Eccoci qua. Andiamo alla traccia che dico. Tornare a casa non mi va, ho la testa in un groviglio d'erba, il peso di questa cartella, in cuffia una cartella non mi fa pensare, sognando il nome scritto grande ovunque vada, stai con me comunque vada, invece ognuno per la propria strada. Non voglio far sentire tutto per evitare, come ho detto, però. A me, quando era solo ieri, mi bastava il rap, una rima, una cesta, roba spigne. Anche se voglio... scusate. Riflettori. Ero soltanto un ragazzino, con gli occhi grandi come riflettori. E se ci penso mi manca il respiro, vado a farmi un giro fuori. Volevo lasciarvi la mia parte preferita, la strofa di Coez, quella finale. E ogni volta mi fa pensare anche alla mia vita. E spesso quando torno in certi posti, che poi ci vado tipo ogni giorno, poi se non ti perdi nei ricordi, ricordi quando ero ragazzino e ti ascoltavi per la prima volta con veleno. Signori, sono brividi, sono proprio brividi. Una cosa che penso che voi che abbiate ascoltato i con veleno e che abbiate vissuto questa vita legata al rap, possiate ben capire quello di cui vi sto parlando. Poi c'è tutta la vita che... Pezzo che è dedicato sempre a lui che scrive i testi, al rap, in cui praticamente, come potete aver intuito dal ritornello, era il fatto che lui scrivesse su un foglio bianco e che potesse elevarlo, potesse elevarci verso la sua musica per farcela sentire a tutti, perché la musica e il rap è bella, che è una condivisione del proprio sentimento verso colui che l'ascolta. E sentirsi come colui che rappa è la cosa più bella, è la cosa più bella che mi piace dell'hip hop, del rap in generale. Signori, a pieno titolo non ve la faccio sentire, però, cioè, ripeto, io quando ci è morto Primo Brown, tra l'altro ho anche scritto un articolo su di lui, ci rimasi male, cioè addirittura versai qualche lacrimuccia, perché con questa musica ci sono cresciuto, è come perdere una parte di noi, capite? Cioè, è una cosa tremenda, è una cosa brutta, è come se fosse morisse un amico, perché in un certo senso è come se fosse, non l'hai mai visto, ma l'hai sempre sentito. L'hai sempre sentito, hai sempre amato i suoi testi, ti sei sempre sentito
come lui, una parte di lui, e tu sei una parte di lui perché sei l'ascoltatore, sei colui che l'ascolta e sei colui che gli ha dato vita, è vissuto e continua a vivere dentro di te. E questa è un'incertezza della vita eterna. Per questo che primero, continua a vivere nelle nostre orecchie, nei nostri fondi di cuore. Cazzo. E niente, questo video unboxing barra recensione spero vi sia piaciuto. Se siete arrivati a questo punto del video, vi invito a iscrivervi e a lasciare un commento, una condivisione, insomma. E ci vediamo al prossimo video.